origine pesantissima, è questa qua sotto. Se venite qua vicino, secondo me la vedete meglio. Guardatela. No, ci tengo, perché questa qui sono abbastanza curioso. È vero che viene giù sta cappa, sta cappa di qualcosa, sì, di irrespirabile. Sì. Cioè Dante lo dice proprio, non potevamo più, non sapevamo più respirare. Scende questa pesantissima cappa fino a quando si risolleva nel canto successivo, dove appaiono due soli, che sono la Chiesa e il papato e l'impero. Con l'apparizione dell'angelo della pace, candido, smagliante nel cielo buio, sopra a un'ultima condanna di penitenti che sono condannati a correre anche loro, senza moda e senza vetro, in direzioni diverse, e anche qui spero che siano sempre gli stessi ometti, che però hanno i piedi, le mani, le gambe, la schiena, la nuca e le braccia. Sono, questi continuano a correre in tutte le direzioni, la scala per salire al piani superiori del purgatorio, terremoto che squassa la montagna del purgatorio, la vedete rovinata. Qui, ecco, qui per caso sono venute vicine, allora si capisce di più, dopo non sarà così semplice capire la, come dire, il rimasto. A proposito, tutte queste cose poi, io lo so benissimo che non, se non le sai non le puoi cogliere. Io insisto con lui che ci sia, ma lo farei, l'elenco delle illustrazioni, cioè l'indice delle illustrazioni, con i titoli che non sono i versi di Dante per forza, che sono quelli che gli ho dato io quando volevo, intanto che lavoravo. Ecco. No, no, ma guarda che tutti i libri illustrati hanno sempre avuto le didascalie. No. Sì, con la mascherina dietro, è mica tanto facile. già lui è sognone di suo. Appunto, sì. È sognone e poi la mascherina. Un canto dedicato a un poeta latino, Stazio, che viene dopo Virgilio, ma non ha fatto tempo a conoscerlo, quindi non lo riconosce. E Dante allora gli dice, guarda che questo è Virgilio, allora gli si butta in ginocchio davanti e Virgilio lo solleva. Credo che lo vediate come due ombre, perché parla di quello. Canto successivo molto strano, Dante incontra un albero al contrario, un albero che invece di avere la cima in alto c'è in basso, accanto a una fonte di acqua pura, di acqua, dalla quale esce un'acqua depositata in quella coppa e della frutta che vengono da quell'albero. Io l'ho trattata come una natura morta di un quadro. È la natura morta, frutta e acqua e frutta. Vino e frutta. Un altro angelo, sono tre, quelli del purgatorio, nel paradiso poi si sprecheranno, ma qui non sono tanti. Un angelo rosso, come dice Dante, come metallo fuso. Così rosso, così caldo, così smagliante come metallo fuso, che sovrintende a un sentiero, che è quello che vedete lì accanto, con le fiamme, dove da una parte ci sono le fiamme, dall'altra c'è il passaggio stretto, faticoso, da superare, per arrivare a un punto in cui molti dei penitenti devono camminare tra le fiamme, li vedete in quei due che si incontrano lì, un'altra scala per salire al giro superiore, con un accenno di purgatorio nel verde, di paradiso terrestre, che ho voluto mettervi, perché il purgatorio finisce con il paradiso terrestre, che vedete là, quello verde. Fiume Lete, siamo alla fine del purgatorio. Fiume Lete con le sponde fiorite, con qualche cosa. Ecco, quello che mi piacerebbe di essere riuscito a comunicare, che l'inferno è una cosa che non ci appartiene, ma il purgatorio è di questa terra. Ci sono gli alberi, c'è l'acqua, c'è la valletta Mena, poi ci sono le pene, c'è tutto. Però è vero, cioè il purgatorio si svolge su questa terra, l'inferno è sottoterra. Il paradiso è sopra, è nel cielo. Cioè, anche nei colori, Dante insiste molto tanto a proposito dei colori. Intanto che lui guarda il fiume Lete, si volta per parlare con Virgilio, Virgilio non c'è più, e c'è Beatrice con un velo bianco sul capo, un vestito rosso e il mantello verde, circondata dai fiori. Naturalmente Dante ogni volta che vede Beatrice sviene, riprende conoscenza dopo, quando Beatrice lo prende e lo immerge nel fiume Lete davvero per purificarlo dai peccati. Incontrano un albero secco
che Beatrice, toccando di un ramo, lo fa ritornare verde, fino a che l'ultimo canto è quello che dice appunto puro, lo dice Dante, io sono puro, senza l'io, puro, e disponibile a salire alle stelle. Alle stelle. Ecco, questo è.